Amici telespettatori, buongiorno qui da Castrovillari, splendida cittadina della provincia di Cosenza, 61esima edizione del Carnevale del Pollino, il carnevale forse non solo più bello della Calabria, ma forse di tutto il meridione. Pensate un po', un evento storicizzato nei primi 10 carnevali d'Italia dal Touring Club Italia e anche dal MIBACT. Per quanto riguarda l'attività ministeriale di beni e attività culturale, è diventato carnevale storico, più di 50.000 persone presenti, è stato già nominato Re Burlone per quanto riguarda questo carnevale, che vivrà sicuramente le atmosfere più belle, diventato perla di marketing territoriale, ma vivrà i momenti più belli proprio con la sfilata dei carri allegorici, tanto folklore, tanta gente, tanto entusiasmo. Pensate, vengono addirittura da fuori regione per un carnevale che sta diventando la stessa stregua di quel di Viareggio, di Putignano, di Sciacca, di Cento, insomma di quelli più importanti d'Italia, di quelli che hanno più rilevanza soprattutto storica. E noi naturalmente cosa faremo? Andremo a descrivervi e a raccontarvi le emozioni, partendo dalle emozioni che vivono i più piccoli, i bambini, partendo da loro, che è la festa loro, la festa dei bambini, che poi diventa la festa dei più grandi. E allora, spazio alle emozioni. Allora, Presidente, oggi Castrovillari e il vostro carnevale viaggia non solo sul nostro incantevole territorio nazionale, ma viaggia fuori confine, in tutto il mondo. L'emozione del Presidente è la descrizione di questo che, come dicevo in presentazione, è diventato carnevale storico, uno dei migliori, forse i 10 carnevali più belli dell'Italia, quindi sicuramente un momento da ricordare indelebile. Siamo molto contenti innanzitutto della vostra presenza qui a Castrovillari e vi ringraziamo per dare voce e immagini di questo carnevale che, giustamente come ricordava lei, è diventato ormai un carnevale, se possiamo dire, grazie anche a voi, internazionale. Noi ci pregiamo di essere tra i carnevali d'Italia storicizzati grazie al MIBACT, ci pregiamo di essere tra i 10 carnevali d'Italia grazie al Touring Club e quest'anno abbiamo avuto anche il riconoscimento della Regione Calabria che ci ha inserito tra i carnevali storicizzati. Col MIBACT? Col MIBACT, ma anche proprio con la Regione Calabria quest'anno per la prima volta, e siamo molto felici e cerchiamo di fare il massimo. Sicuramente il Carnevale di Castrovillari è un unicum perché non si limita solo ed esclusivamente a fare le solite sfilate, le solite maschere, ma abbiamo 10 giorni di manifestazioni dove in questi 10 giorni sviluppiamo tutti gli argomenti, dalla cultura alla fotografia alla pittura, scuole di danza a confronto, il focus Campania che ogni anno prende una regione e la suddivide nei suoi aspetti più importanti, culturali, gastronomici e anche artistici e storici. Un carnevale che ha 61 anni, 61 edizioni ininterrotte, un grande traguardo, un grande patrimonio, ma non solo della Proloco, non solo della città di Castrovillari, ma penso anche di tutta la regione Calabria che esporta le cose belle della Calabria. Tante volte si sente parlare di cose brutte della Calabria, in questo caso specifico invece possiamo esportare la gioia, il divertimento, la bella organizzazione, la bella gente che vuole divertirsi e fa delle cose meravigliose in questa terra straordinaria che è la Calabria. Ecco, la divulgazione dell'immagine più bella della Calabria, come giustamente sosteneva lei, è che è giusto non solo farlo a livello nazionale ma anche in tutto il mondo. Allora, innanzitutto di tutti i cittadini di Castrovillari, i cittadini di Castrovillari sono persone meravigliose che per fare 61 edizioni del carnevale credono in questa manifestazione, tant'è che molti si mettono a lavorare già dalla fine della manifestazione precedente e fanno vestiti e fanno carri e fanno colori e fanno maschere. Poi sicuramente l'amministrazione comunale di Castrovilla che ci supporta e poi chiaramente la macchina organizzativa della Proloco che è formata di tanti volontari, della segreteria, del CDA, di tante persone che proprio in occasione del carnevale si avvicinano a noi per partecipare a questa grande festa che è una grande festa popolare. I sacrifici ci sono, però quando vediamo questo spettacolo con tutti questi bei bimbi che si divertono, con questa gioia, con questa partecipazione, la cosa più importante
che ci fa stare bene in effetti vedere tutta questa gente che si diverte insieme a noi, e tutti i sacrifici fatti fino al giorno della fine del carnevale svaniscono. Infatti il carnevale dovrebbe essere, lo è, la festa dei bimbi, in questo caso diventa anche la festa dei grandi, perché tanta partecipazione adulta, ricordiamo, ma non solo dalla vostra provincia, da tutta la regione e fuori regione. Abbiamo visto anche presenze di altre, diciamo, di altri forestieri. Noi abbiamo presenze esterne anche all'interno e all'esterno della manifestazione. All'interno perché abbiamo gruppi che vengono dal circondario e anche da fuori regione. All'esterno perché vengono turisti appassionati del carnevale anche dalla Campania, dalla Puglia, dalla Sicilia. A tal proposito posso dirle questo, che questo evento ovviamente avrà divulgazione mondiale. Potrebbe essere l'occasione di salutare tanti vostri concittadini, non più residenti qui, residenti non solo in altre regioni d'Italia ma nel mondo, quindi un saluto a loro. Ma sicuramente un saluto a tutti coloro i quali che per motivi familiari, lavorativi si trovano fuori dall'Italia e non riescono a vivere questa bellissima festa che viviamo noi. Ricordo che quest'oggi ci saranno 31 postazioni tra gruppi mascherati, carri allegorici, ci saranno all'incirca 1800 persone che sfileranno e noi abbiamo un percorso di gara che è di 2 chilometri, e quindi ci sarà una sfilata, questo serpentone colorato per 2 chilometri, che alleggerirà gli animi, farà divertire tutti fino a stasera alle 9, dove chiuderemo con un grande concerto musicale. Per finire, un ultimo suo appello, messaggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando, descrivendo anche quelli che potrebbero essere, che saranno sicuramente, i vostri prossimi appuntamenti, perché non fare un po' di promozione della vostra Proloco. Allora, la Proloco innanzitutto, domani c'è il Gran Galà, domani sera, che è un galà internazionale con gruppi folclorici dall'Italia e dall'estero. Poi martedì ci sarà di nuovo la sfilata. Dopodiché la Proloco si occupa anche di altre due manifestazioni importanti sul territorio castrovillarese e regionale. Suoni, che è un festival etno-jazz che noi in genere facciamo verso la fine settimana, l'ultima settimana di luglio. E poi facciamo Civitanova, che è un'altra importante manifestazione culturale, dove si privilegia l'aspetto musicale, l'aspetto etnico, ma anche la gastronomia, la vera gastronomia territoriale del territorio di Castrovilla. Poi durante l'anno noi ci impegniamo anche con il gruppo folclorico, perché la Proloco del Pollino ha un gruppo folclorico composto da 100-120 elementi, che sono numerosi, uno dei più numerosi d'Italia, e quest'anno, manco a farla apposta, festeggeremo i 90 anni del gruppo della Proloco del Pollino, un traguardo bellissimo, un traguardo eccezionale che speriamo di continuare a portare avanti. Abbiamo qui Miss Mamma, senti, soddisfazione essere Miss Mamma? Una soddisfazione più che altro già di essere mamma è una soddisfazione, però rappresentare tutte le mamme è ancora più bello. Ora invece sono con Greta Rago, direttamente da Terranova di Sibari, che è la madrina di questo carnevale di Castrovillari. La tua giovanissima età, che cosa ti porta? Credo che ci sia una doppia emozione, tanta emozione essere qui quest'oggi a essere madrina. Tanta spensieratezza, comunque tanto divertimento, soprattutto per questo carnevale molto attivo. E nulla, auguro a tutti un buon carnevale. Cosa fai tu nella vita? Io studio, frequento il liceo scientifico Enrico Mattei di Castrovillari, per l'appunto. Senti, te l'aspettavi questo momento oppure, voglio dire, un qualcosa che hai sempre sognato? Ho sempre sognato di fare ciò, nel senso, mi è sempre piaciuto e quindi ne sono molto contenta, molto fiera. Che cosa significa per te il carnevale? Se lo festeggiavi da piccolina o, voglio dire, se ancora oggi rappresenta per te una sensazione profonda, anche se è un momento, poi il momento dei bambini, il momento goliardico per tutti? Certo, certo, è la massima espressione del divertimento, secondo me bisogna solamente divertirsi e basta. Si
saxo, bar, swing e il solo orchestral, Anna Ida la cantante, innanzitutto ciao, e poi spieghiamo il motivo di questo, il nome del vostro gruppo, come mai? Saxo Bar Swing and Soul Orchestra è un progetto musicale che nasce 10 anni fa dall'unione vincente tra me e mio marito, che abbiamo iniziato ad immaginare questo piccolo gruppo di amici legati dalla passione per la musica, e che piano piano è cresciuto fino ad arrivare oggi ad una vera e propria orchestra composta da ben 8 elementi che si focalizza moltissimo sul soul, sullo swing, che sono, come sentite, le nostre sonorità. Sonorità anche molto black, no? Sì, sì, assolutamente. Siamo portati a fare questo, ci batte nel sangue questa musica. Partite dalla Calabria, però in questi 10 anni è stato un percorso sempre in crescita, che dove vi vorrà portare? Ah, io spero di girare anche il mondo se c'è la possibilità. Intanto quest'anno sicuramente il sud Italia, e piano piano, perché no, sì, cominceremo a spostarci, ad andare anche oltre Alpe se sarà possibile. Ad Aineida non posso chiedere che cosa ne pensa del carnevale, che cosa rappresenta per te questa festa, che non è solo dei bambini ma di tutti. Comunque il momento più bello, liberatorio, di serenità, di gioia, che in questi periodi, dobbiamo dire la verità, ci sta, è importante averlo. Ci dovrebbero essere anche più manifestazioni fatte così bene, organizzate così bene e così volute veramente col cuore, così come realmente mi rendo conto che l'amministrazione e tutta quanta la città di Castrovillari sta facendo e ha fatto. Senti, il pubblico continua a essere allietato dalla vostra musica, quali sono però i vostri programmi presenti e futuri in quest'anno? Puoi dirci qualcosa, qualche chicca, qualche CD magari in uscita? Siamo appena usciti con un brano su YouTube, un nostro singolo, un remake che potete trovare su internet, I've Got the World on a String. Faremo delle rassegne teatrali, quindi se seguiteci sui social e lì scoprirete tutte quante le sorprese che vi riserviamo per quest'anno musicale. Noi oggi siamo presenti non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo, quindi l'augurio che anche voi andate, no? Vi presentate non soltanto nella nazione, ma girate un po' tutto il mondo per rappresentare la vostra musica. Assolutamente, speriamo di avere The World on a String, così come dice il nostro ultimo brano online. Carnevale sempre presente, spazio ora al direttore artistico, al dottor Bonifati, che naturalmente ci presenterà che cosa è stato realizzato. Lei è da tanti anni che si occupa della direzione artistica, quali sono, voglio dire, gli ingredienti per poter poi far uscire uno dei piatti più belli, stiamo parlando a livello nazionale, perdonate la metafora, però questo è davvero diventato quello che è diventato, ne parlavamo prima col presidente della Proloco, ma se è diventato un carnevale storico e tra i 10 carnevali più belli d'Italia, il merito sarà senz'altro anche del direttore artistico. L'essenza di questa grande manifestazione, questo evento storicizzato, considerato evento storico dalla regione Calabria, è un evento che è reso tale grazie alla grandissima partecipazione di tutta la popolazione castrovillarese. Noi oggi abbiamo ben 1800 figuranti che sono i veri protagonisti di questo grande evento e che rendono questa manifestazione molto ma molto peculiare rispetto a quello che è l'essenza ed è la vera tradizione del carnevale castrovillarese, cioè il mascheramento. È un carnevale di maschere, abbiamo ben 18 gruppi iscritti, molta partecipazione anche dalle scuole, ma soprattutto moltissimi privati che nel tempo si entusiasmano e poi si preparano con il tempo a poter realizzare questi gruppi e questi vestiti così belli, così particolari, curati nei minimi particolari, lì dove rendono questa manifestazione bella, importante e soprattutto molto partecipata.
La domanda sorge spontanea, come diceva il grande Lubrano: qual è il compito del direttore artistico? Noi riusciamo ad organizzare nei 10 giorni ben 100 eventi e il carnevale è un grande contenitore, un contenitore dove all'interno vi sono manifestazioni di tutti i tipi, tipo dal punto di vista culturale quest'anno il focus è concentrato sulla regione Campania, quindi dal punto di vista artistico abbiamo la presenza dei Gigli di Nola, abbiamo dei Bottari e dell'Andrezzata di Ischia, quindi tutta una serie di attività artistiche collaterali con un grosso concerto di un grande artista campano e poi tutto a livello collaterale una serie infinita di manifestazioni legate alla cultura campana, quindi mostre fotografiche, mostre di pittura, seminari di studio, quindi tutta una serie di attività che poi si vanno a inserire nell'ambito del programma così importante, così fitto, così corposo, che rendono questo programma importante proprio soprattutto per il numero ma per la qualità culturale che viene proposta ai tanti turisti che affollano la nostra città. La difficoltà è proprio quella, coordinare tutte queste tante associazioni che partecipano e ci aiutano. Noi non godiamo di tantissimi, voglio dire, fondi importanti dal punto di vista economico, ovviamente la Regione Calabria partecipa, l'amministrazione comunale. Dicevo, per avere questa partecipazione collettiva anche a livello di volontariato, credo che serve anche tanto personale poi. E sicuramente, proprio il segreto è il tanto volontariato, le tante associazioni che aiutano la Proloco a poter realizzare e creare questo grandissimo evento. Il difficile è proprio coordinare tutte queste teste, tutte queste intelligenze della nostra città che rendono poi il programma, come dicevo prima, accattivante, importante e culturalmente valido. Noi, come dicevo prima, basiamo moltissimo su quello che è la tradizione, è un carnevale di maschere che poi ovviamente si va a legare a quello che è la vera tradizione del carnevale castrovillarese ma anche italiano, quindi la valorizzazione del mascheramento. La nostra maschera è organtino, che è praticamente una farsa del 1635 che va a testimoniare la storia di questa grande manifestazione e la data anche di inizio, tra virgolette, di quello che era anche il periodo dove a Castrovillari già si festeggiava, che è il 1635. Da qui abbiamo preso spunto per realizzare questa maschera dell'organtino, che è la nostra icona ormai, il nostro rappresentante mascherato, che poi a sua volta si va a legare a quella che è tutta la trasposizione della tradizione, che con la presenza del Re Carnevale, della Quaresima, abbiamo anche la drammatizzazione proprio il Giovedì Grasso con l'incoronazione del Re Carnevale, il falò di Re Carnevale e a questo il Re Burlone e a questo evento ovviamente noi andiamo a creare questi eventi che sono da cornice, tra virgolette, riempitivi, ma che rendono, come dicevo prima, la manifestazione e il programma molto ma molto corposo e interessante per il palato un po' di tutti, quindi c'è anche gente che non ama il carnevale, che non gli piace, ma noi ne riusciamo a coinvolgere anche quelle persone che non amano questa manifestazione, che poi è dedicata anche quest'anno moltissimo a quello che sono le attività legate ai bambini. E quindi il messaggio vero è proprio questo, quello di educare i bambini a un sano divertimento, a un senso civico, che è quello che deve essere l'approccio a quello che è il divertimento a 360 gradi, entrando e educando proprio questi bambini nelle scuole primarie e secondarie, lì dove noi interveniamo anche con una serie infinita di attività organizzate durante tutto l'anno. Sono ora con la responsabile dell'ufficio stampa Proloco Castrovillari, la signora Narita Cardamone, che ci descriverà un po', ci racconterà quello che serve dal punto di vista proprio di relazioni, di contatti e di organizzazione. Tanto questo cenno storico, perché si parla della 61esima edizione dal 1959, invece dobbiamo andare davvero a ritroso nel tempo. Sì, dobbiamo andare a ritroso. È un carnevale che si distingue per la continuità, perché 61 edizioni di continuo non è semplice mantenerle e farle. E questo grazie all'apporto di chi ci crede in questa manifestazione. E io dico, oltre a quelli istituzionali che penso hanno già parlato, il direttore artistico e il presidente, ma comunque il carnevale è tra i 10 più importanti d'Italia grazie al Touring Club, è entrato nel MIBAC, da quest'anno è evento storicizzato della Regione Calabria, ma il carnevale lo fa il popolo, perché il popolo è attore protagonista di questa manifestazione di gioia, di colore, di spensieratezza, di allegria. E quest'oggi ci sarà questo, già questa mattina abbiamo visto la parata della gioia con tutte queste mascherine, e un ringraziamento a
tutte le mascherine spontanee, ma a tutte alle scuole che partecipano con tutti questi bambini che avete visto. Ogni anno scelgono un tema. Possiamo ricordare qualche maschera tipica del vostro carnevale? Allora, la maschera tipica del carnevale è l'organdino. E quindi è l'organdino quest'anno, ma già dallo scorso anno è il volto ufficiale del carnevale. E come dicevo prima, che la farsa è tutto partito dal 1635 grazie a Cesare Quintana, ma poi i bambini sono loro che decidono come mascherarsi, e quindi sono loro la gioia, il colore, insomma, del nostro carnevale, il carnevale di Castrovillari. Tra l'altro il carnevale di Castrovillari dura 10 giorni, noi siamo partiti il 24 di febbraio e concluderemo il 5 di marzo. Il carnevale di Castrovillari è cultura, il carnevale di Castrovillari è sport, gastronomia, colori, musica, teatro, danza, e ci sono oltre 100 appuntamenti. Per seguirli, insomma, diventa difficile, però riusciamo tutti gli anni ad essere presenti. Un modo per dire a tanti che ci stanno guardando quest'oggi: venite qui che vi troverete un'oasi non solo di pace ma di felicità. Assolutamente sì, anche perché noi il giovedì facciamo l'incoronazione di Re Carnevale, ma subito dopo si dà inizio alle serenate. All'interno delle serenate tradizionali, cosiddetta serenata da Sausizza, si possono gustare le prelibatezze proprio della città di Castrovillari, ma io dico della Calabria intera, e quindi in quell'occasione scoprire questi piatti proprio della tradizione, in quella occasione scoprire il mascheramento del carnevale. E poi invece c'è il gran galà del folklore, dove quest'anno con il Fox dedicato alla Campania sarà improntato praticamente soprattutto sui gruppi che vengono dalla Campania. E quindi, insomma, ogni anno facciamo un focus di approfondimento. L'anno scorso è stata la Sicilia, noi abbiamo iniziato dando spazio a tutto il mondo, però da qualche anno a questa parte diamo spazio alle regioni, e quindi quest'anno la regione, il focus è la Campania. E naturalmente una domanda finale: stiamo vivendo il presente, però perché non dare uno sguardo al futuro? Ci può dire cosa bolle in pentola, come si suol dire? In un grande calderone bolle di tutto e di più, perché comunque il canovaccio ormai ha preso piede da tanti anni, è quello. Poi ogni anno viene impreziosito di qualcosa, però diciamo il canovaccio è quello, perché insomma mantenere oltre 100 appuntamenti diventa difficile. Però il carnevale è tutto questo, noi vi aspettiamo per vivere con noi questa bellissima esperienza, questi bellissimi colori, questa bellissima allegria che è proprio tipica del carnevale di Castrovillari, ma anche della città. Il buon Carlo Catucci. Carlo, quali sono le tue impressioni, tu che sei proprio, no, di questo posto, Castrovillarese doc, potremmo dire, voglio dire. Dicevo, su 62 edizioni 25 le ho fatte io, per cui sì, conosco bene la manifestazione. Sembri più giovane. Beh, ti ringrazio per questo naturalmente, ma al di là di questo, il carnevale è la manifestazione popolare per eccellenza. Il carnevale è di tutti, è di tutta la città, di tutto il circondario e di tutta la Calabria ormai da un po' di anni a questa parte. E ultimamente, diciamo che da quando finiti, insomma, alcuni carnevali che, insomma, c'erano in Calabria, che purtroppo per una questione di bilanci si sono chiusi, Castrovillari è veramente il carnevale del sud Italia, insomma. A tal proposito, come siete riusciti tu negli ultimi 25 anni, dal 1959 fino ad oggi, come siete riusciti a superare, voglio dire, con continuità, anche difficoltà oggettive, difficoltà anche di volontariato, difficoltà economiche che ci sono? Guarda, il segreto della longevità senza interruzioni del carnevale di Castrovillari è della Proloco, perché è nato con la Proloco, e la Proloco non lo ha mai abbandonato, anche quando ci sono stati momenti veramente di ristrettezze economiche. Perché? Perché il carnevale è una festa popolare. Il comune, che alcuni anni fa ha avuto qualche problema. Beh, sì, assolutamente sì, però
alla fine il carnevale, se c'è bel tempo, è il carnevale del popolo e della gente. Se la gente esce fuori e si maschera, il carnevale ci sarà sempre. Poi lo spettacolo, che è la sfilata, insomma i carri. A proposito, oltre 50.000 persone, non so se forse si arriverà anche a 60.000, vedevo gente che veniva da ogni posto, non sentivo soltanto accenti calabresi ma anche fuori regione. Che significa per voi questo? Questo significa un motivo d'orgoglio, perché vuol dire che la Prologo in questi anni ha fatto bene. Se operi bene, poi alla fine la gente ti premia. Io ho sempre pensato che se dai qualità, la qualità che puoi dare naturalmente, poi alla fine la gente ti premia. Noi abbiamo dei camper parcheggiati nell'area mercatale intorno all'autostazione, che camper che vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, che ha carnevali importanti, dalla Calabria naturalmente, dalla Basilicata. C'è addirittura un nutrito gruppo di turisti che sono venuti dalla Toscana. Quindi il carnevale di Castrovillari, proprio per la sua longevità, attrae, non c'è niente da fare. L'unico vero contributo che il carnevale deve avere è quello del tempo, è quello che ci dà il Padre Eterno. Se il tempo è bello come questa mattina e questo pomeriggio, la gente è nelle strade e si contano 50-60.000 persone. Se tieni conto che Castrovillari fa 25.000 abitanti, insomma c'è più del doppio della popolazione qui da noi, e questo solo grazie a un'organizzazione fatta sì di volontari, ma c'è anche una parte professionale all'interno dell'organizzazione, perché il direttore artistico è un professionista, dottor Bonifati. Chi cura l'ufficio stampa è un professionista, chi si occupa della comunicazione, della grafica, sono professionisti. Naturalmente se una buona sinergia tra l'aspetto, la parte dilettantistica e quella professionale, ti dai risultati buoni, però deve esserci la conoscenza. La Prologo di Castrovilla riconosce questa manifestazione come le sue tasche. Siamo alla fine di questo carnevale, con noi Cecilia Gale, che ha chiuso insomma la sfilata di martedì, una presenza importantissima per noi, un artista di grandissimo spessore internazionale. Come ti sei trovata qui a Castrovillari? Benissimo, ho trovato tanta allegria, tanta gente, mi sono divertita tantissimo e veramente mi auguro di potersi ritornare. E siamo con due amici che, con la loro capacità di divertire le persone anche con poco, direi con niente, oggi è bastata la loro presenza, la loro voce, hanno dato un tocco di brio e di brillantezza a questo carnevale, e sono Roberto Mandarano e Stefano Borelli di Radio Live Event, che con la loro struttura hanno parlato del carnevale anche nei giorni scorsi. È il primo carnevale per voi questo? Facciamo un mini bilancio da parte vostra. Allora, mini bilancio, diciamo, ingrandiamolo un pochettino, perché noi abbiamo detto in lungo e largo che il carnevale di Castrovillari, oggi lo possiamo dire perché siamo stati partecipi a 360 gradi, è qualcosa di unico, è uno dei primi 10 carnevali d'Italia. Io penso che usare dei superlativi sia troppo diminutivo, per cui insomma il carnevale di Castrovillari è il carnevale. Stefano, tu che insomma con la tua struttura poi giri, voi fate grandi eventi, per cui vi è capitato di stare anche con eventi importanti a livello di respiro nazionale, insomma questo carnevale merita tutto quello che si dice di lui, insomma. Cosa dire, Castrovillari, cittadina, carnevale nazionale, un grande evento, uno dei grandi eventi italiani da vivere, quindi la 62esima edizione, ragazzi venite a vederla, comunque importantissimo, nulla da invidiare a niente, quindi va bene così, va bene. Complimenti a voi, a Arca Communication, complimenti alla macchina organizzativa, complimenti ai ragazzi di RLB Radio che comunque si sono distinti nel percorso durante i carri eccetera eccetera. Ragazzi, cosa dire, io mi sono divertito da morire, peccato voi che non c'eravate, ma poco importa, va bene così, ciao, alla prossima. È tutto finito, si è stanchi sicuramente ma soddisfatti di tutto quello che è stato, come si dice, solo chi non fa non sbaglia, qualche errore c'è sempre, ma voi della Prologo siete abituati a tracciare un bilancio, a capire dove si può migliorare, lo fate quasi sempre, quindi da domani già si parla della 62esima. Sì, sicuramente da domani mattina saremo già al lavoro per la prossima edizione, chi non fa non sbaglia, è chiaro, sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare.
Noi come ogni anno prendiamo appunti di queste piccole sbavature, cercando di fare sempre meglio. Sicuramente una grande edizione, siamo tutti soddisfatti, la gente si è divertita. Una nota positiva è che a volte non dipende da noi l'aspetto meteo, che quest'anno c'è stato veramente a favore sia domenica che martedì, tanta gente. Serenata da Sausizia quest'anno che ha visto comunque tantissima partecipazione di pubblico, si ringiovanisce sempre di più il pubblico della serenata, questo vuol dire che comunque c'è una continuità, non si finisce. Sì, abbiamo capito che piace, stiamo raddoppiando di anno in anno i numeri e quella è la cosa che ci fa ben sperare per i prossimi anni.